Area di operazioni dei carabinieri di Arezzo e provincia. Ad Arezzo arrestato ladro di borse e quattro denunciati per una rissa nella notte di Halloween. In Valdarno denunciati una falsa colf albanese ed un consulente del lavoro di San Giovanni per truffa ai danni dello Stato. Torna ad attualità la cassa d'espansione di Val di Lago a Montevarchi. Casucci della Lega e Regione rimarca l'importanza di realizzarla. Anche la Protezione Civile chiede un intervento immediato. Opera però in stallo. A Montevarchi la giunta Chiassai sblocca la questione Cinema Teatro Impero con il via libera al progetto di bonifica della copertura in lastre di amianto. Per un importo complessivo di 200.000 euro. Il TAR dà ragione al comune, sarà il privato a pagare. A Briglia sono iniziati nella mattinata i lavori per la rimozione e la bonifica della copertura in amianto dell'ex mobile extra di Vacchereccia, frazione del comune. Un'ordinanza del sindaco ha obbligato i proprietari a farlo a proprie spese. È aperta la mostra a Castelfranco di Sopra sulla Prima Guerra Mondiale. Nel palazzo comunale rimarrà aperta fino al 16 di novembre in mostra cimeli e oggetti della Grande Guerra. Dalla Toscana la regione finanzia anche per il 2019 6.5 milioni di euro per la manutenzione dei fiumi e dei torrenti. A deciderlo il governatore Rossi dopo una riunione oggi con il Genio Civile e i sei consorzi di bonifica. In arrivo 128 poliziotti e 207 carabinieri in Toscana entro il 2019. Ad annunciarlo il ministro Salvini. Rossi però replica: briciole rispetto al reale bisogno, tra l'altro i numeri già previsti dall'ex ministro Minniti. A Firenze è inaugurata questa domenica la nuova via Gioberti. Una delle vie limitrofe al centro dello shopping si rinnova con marciapiedi più ampi, cassonetti interrati e meno macchine. In piena filosofia con l'amministrazione Nardella.